Oggi tocca ai Voodoo Sound Club ed è definito questo gruppo, questa band, dalla critica uno dei migliori sound d'Italia. La band suona un nuovo e allo stesso tempo ancestrale sound funk afrobeat e il Voodoo Sound Club nasce nel 2009 da un'idea di Guglielmo Pagnozzi, che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno Guglielmo, benvenuto. Ciao. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, allora Guglielmo, tu sei un virtuoso strumentista, clarinetto, sax alto, insomma jazz, sì. Fin dai primi anni 90, tantissime collaborazioni, vedo che incredibile, bellissime. E sì, oggi... io ho un glorioso passato alle spalle. No, che vero, sono importanti. È un luminoso Paci, futuro, un Roy grande Paci, avvenire. Enrico Rava, Paolo Fresu, eccetera, quindi insomma... Jazz tante soddisfazioni, sì. Che bello, che bello. Allora, questa miscela esplosiva di funk, psichedelia e musica afro unita al suono di una banda di paese, questo diciamo quello che scrivono di voi su Repubblica, ma dici di più sul pezzo che stiamo per sentire, come è nato e come vi siete ispirati? Ma guarda, il lavoro del Voodoo Sound Club è iniziato appunto tanti anni fa, tra il 2008 e il 2009, e quindi... diciamo che il nostro sound ha continuato ad evolversi in tutti questi anni. C'è un nucleo centrale della formazione che è sempre quello, okay. Musicisti che vivono a Bologna, pur non provenendo tutti da Bologna, una caratteristica della mia città, molto bella. E negli ultimi tempi, insomma, noi andiamo avanti, abbiamo avuto collaborazioni con musicisti, con un musicista marocchino con cui abbiamo fatto questo bel disco con la banda, quello di cui parlava appunto Repubblica, con la banda di paese. Ma poi le cose vanno avanti, Ray Dazzine, che oltre a suonare la chitarra cantava e scriveva anche dei testi, è uscito dalla band due anni fa, più o meno, un po' prima di questa tragedia del Covid, quindi ho rinnovato il sound ancora una volta e pensa e ripensa, insomma, siamo tornati a un sound, parlo di sound perché è nel nome della band, diciamo, alla sonorità, alla ricerca, diciamo, sul suono, da cui eravamo partiti, da un suono più strumentale, sì. e più basato su, diciamo, sul suono del gruppo con le tastiere, come poteva essere il funky degli anni 70, il funky sperimentale, quello sì. In area jazz ed affini, okay. Diciamo. E abbiamo inserito anche qualche piccolo flower, qualche piccolo profumo, un sospetto di anni 80, abbiamo inserito dei synth, è una musica un po' più fresca, mi sembra, di quella che abbiamo fatto fino adesso, e vorrebbe essere proprio l'inizio di un nuovo percorso, per arrivare l'anno prossimo a un concept album a cui sto pensando da molti anni. Bene. Si realizzerà tra l'Italia e la Nigeria, poi se volete ne possiamo parlare. Assolutamente. Animal Farm, perché è un famoso testo di Orwell, no? Un'allegoria sì, sul mondo. Sì, da una parte, esatto. Abbiamo lavorato su questa idea dell'allegoria, siccome abbiamo sempre avuto comunque un occhio critico, in qualche modo, o con la musica o anche con i testi, non ci siamo mai tirati indietro dal dare il nostro sguardo sulla società anche da un punto di vista, tra virgolette, politico. Sì. Io lo intendo più sociale. Sociale, sì. Certo. Allora, Animal Farm, sì, è una metafora, viene da Orwell, naturalmente, e non solo, sta per uscire un video fatto in collaborazione con un bravissimo e giovane regista che sta qui a Bologna, che si chiama Daniele Poli. Abbiamo voluto lavorare a livello simbolico, insomma, a me non andava di far vedere una band che suona come al solito il pezzo, certo, mi sembra certo. Una cosa molto scontata, sì. La prima cosa che mi è venuta in mente è quella di non essere noi, di rappresentare qualcosa che non fossero le nostre facce, certo. Io poi, insomma, a me piace molto The Residents, che non si sono mai visti in faccia, niente banalità, insomma. Esatto, poi abbiamo pensato ai racconti medievali, ai racconti africani, tutte le fiabe africane, i racconti mitici, tutti i miti africani partono con gli animali che sono possessori delle caratteristiche buone o cattive degli esseri umani. Certo. E quindi partendo un po' da queste cose, dal Medioevo, è anche l'anno di Dante questo, e quindi c'è tutto, Dante ha usato i simboli, c'è abbiamo tutto fatto un... tutto questo mescolone, è venuto un ciclo qualcosa... che si ritrova. Bene, esattamente. Bene.